Signore e signori, amici ed amiche del calcio amatoriale, benvenuti dal campo comunale Carpano. Siamo qui in occasione della 15ª edizione del torneo nazionale del credito cooperativo femminile di calcio a 5, giunto ormai ai quarti di finale, appena scese in campo Chianti Banca e BCC di Filottrano, pronte per giocarsi un posto nelle semifinali. Arriva qui il fischio che apre ufficialmente l'incontro e dalla bandierina seguiamo l'iniziativa che partirà dal destro di Camilletti. Va dentro Camilletti, il pallone torna dalle parti della numero 6 che lo attacca e con il destro va a depositare oltre la linea di porta. Dopo 6 minuti di gioco la sblocca la BCC di Filottrano con la marcatura di Clara Camilletti, 1-0. Finale, ci sarà un ripescaggio, dunque non è detto che la squadra che uscirà sconfitta da questa partita non parteciperà alle semifinali del trofeo del Sarto. Intanto fortunatamente Maccioni riesce a rialzarsi, credo che sia in grado di proseguire il suo primo tempo. Il gioco è ripreso con l'opportunità subito per le marchigiane, il pallone fra i piedi di Vanessa Pepa che si libera molto bene, poi va a calciare il destro, termina sul fondo. Il gioco è già ripreso, ci troviamo dentro il 12esimo che sta per scadere, ricordo 1-0 in favore delle marchigiane. Occhio subito alla pressione portata da parte proprio di Martina Maccioni, che qui ci ha dato prova insomma di aver recuperato egregiamente la condizione con un mancino che si stampa sul palo. A casa una nuova rimessa che viene battuta proprio in suo favore. Non è riuscita però Pepa a trovare la coordinazione per battere su questo pallone che veniva dalle sue parti. Allora tira un sospiro di sollievo Chianti Banca, che può andare subito ad occuparsi di una nuova rimessa in gioco del pallone. Occhio a Colaianni che viene favorita e poi prova a calciare, il destro è leggermente largo, grossa opportunità per il pareggio che Colaianni non riesce a capitalizzare. Questo pallone che ad ogni modo non viene tenuto in campo da parte di Lucia Ambrosi, nuova rimessa in favore delle toscane. 4 minuti ancora allo scadere del tempo regolamentare, ma poi ci sarà un minimo di proroga. Intanto la possibilità per Chianti Banca concretizzata sotto porta da Beatrice Bianchi, che fa impazzire di gioia le sue compagne e tutto lo staff della Chianti Banca. Si torna in parità 1-1. Scusa, Clara Camilletti, dall'altra parte Beatrice Bianchi non si è fatta pregare, una volta avuta la possibilità dentro l'area è andata a sparare con il destro senza lasciare diritto di replica a Francesca Corroni, depositando così in porta il pallone che vale il gol dell'1-1. E dunque giochi completamente riaperti, qualora già non fossero aperti. Intanto occhio a Pepa che prova la conclusione, va ad impegnare il portiere avversario, una buona risposta d'istinto che vanifica per le sue compagne e per la sua squadra. Intanto sul pallone gettato in avanti, a dire il vero senza grandissime pretese da parte di Ambrosi, arriva una deviazione che determina l'uscita della sfera oltre la linea di fondo, il calcio d'angolo per Filottrano sul secondo palo con la deviazione vincente proprio di Lucia Ambrosi. Tornano in vantaggio le marchigiane a circa 2 minuti dalla fine del primo tempo, 2-1, gol di Ambrosi. Chi sulla verticale, Zecchi però non si mette nelle condizioni di ricevere al meglio e allora si potrà riprendere con il rinvio dal fondo, il pallone subito verso Pepa che fa scorrere sulla destra, occhio al contrasto vinto, il pallone dentro l'area. C'è una deviazione fortuita e soprattutto sfortunata da parte di Bianchi. Il pallone scavalca ancora il portiere e finisce in fondo al sacco per il 3-1 della BCC di Filottrano. Circa un minuto al compimento dei due di recupero. Ancora a recuperare il pallone Filottrano. La conclusione! Ed è al posto giusto, al momento giusto, Anna Belloni che recapita in porta il pallone che vale il gol del 4-1. Arrivano qui due fischi del direttore di gara che pongono fine al primo tempo. Si va a riposo sulla parziale di 4-1 per la BCC di Filottrano. Arriva qui l'ok dell'arbitro che apre la ripresa delle toscane. Pallone dentro, dimenticata, Maccioni dentro l'area di rigore che
realizza così la propria doppietta personale, ma soprattutto il gol che riporta lo svantaggio a meno due lunghezze, 4-2. Ancora la numero 9 sul pallone che Maccioni prova a calciare, poi viene colpita da un'avversaria, da Elisa Catena nella fattispecie. Poi occhio perché c'è il recupero proprio della numero 7 che non ci pensa due volte, va a sparare, parata di Accorroni, facile. L'opportunità si riprende con la rimessa per Gaia Zecchi. Va in avanti la numero 9, occhio perché Maccioni la spunta, va a calciare, centrale. Colaianni, occhio a Maccioni, possibilità di avanzare, ma qui ancora una volta il tiro è probabilmente precoce per la numero 7, sfuma l'opportunità. Ancora pallone dentro, occhio ad una deviazione con la sfera che arriva in zona Corroni, molto reattiva e attenta, riesce a parare. La possibilità di andare in gol per le toscane, quindi rinvio di Accorroni, deviazione di Zecchi, sarà ancora rimessa in favore della compagine della BCC di Filottrano con Belloni che non va a battere molto bene la rimessa, ma poco importa perché il tempo si è esaurito. Arrivano qui i tre fischi del direttore di gara, vincono le marchigiane della BCC di Filottrano contro Chianti Banca con il risultato finale di 4-2.